L'Istat ieri, anzi l'altro ieri, ha tirato fuori i dati congiunturali periodici sul lavoro, sul mercato del lavoro. E vado a memoria, ha detto due o tre cosette, diciamo, che ci legano adesso alla prossima relazione, cioè nella fascia d'età da 15 a 24 anni la disoccupazione cresce tra 15 e 24 anni. La disoccupazione cresce, ha superato il 36% e aumenta con un tasso di aumento tendenziale del 5,8%. Secondo, ma anche tra 24 e 34 anni l'occupazione cala. Quindi i giovani arrivano tardi al mercato del lavoro e lo trovano chiuso, detto in poche parole. Quindi non c'è dubbio che c'è il declino, perché va peggiorando la situazione. No, perché qui c'è pure un discorso i declinisti vengono accusati di vedere insomma, c'era il ministro Scajola, per dirla chiara. Ministro Scajola, quello della casa, che diceva: ah, uccelli del malaugurio. Ecco, quindi questo per essere concreti. Allora, qui i problemi sono seri e la prossima relazione è di Ciro Cafiero del Movimento Noi Giovani, perché noi fermare il declino chiamiamo i movimenti diversi dal nostro, e c'è un movimento che si chiama Noi Giovani. Ognuno poi dice: no, ma che hai capito? Io mica noi giovani veniamo da fermare il declino, è fermare il declino che viene da noi giovani. Più o meno ci sono discussioni anche di orgoglio di ciascuno, come no? Di orgoglio da parte di ciascuno, quindi siamo grati a noi giovani. Ciro Cafiero è esponente, adesso ci fa la sua relazione. Fermare il declino, scusate ancora una battuta, fermare il declino, diciamo, ah, ma voi il consenso mica lo prendete, perché questa è una parola negativa, fermare il declino, bisogna dire Forza Italia, bisogna dire forza, bisogna dire viva, bisogna dire per il benessere futuro, non fermare il declino. Questo dicono gli esperti di comunicazione. Io ci ho pensato e credo che sia invece proprio la drammaticità della situazione che sveglia le menti e scuote dal torpore chi è addormentato. Quindi essere drammatizzante non mi pare una cosa negativa. Una nostra amica intelligentissima ha detto: ma fermare il declino, la prima volta che l'ho sentito pensavo fosse una crema antirughe. Allora, questa nostra amica si chiama Laura Caserta, è qui presente oggi. Allora dice: una crema antirughe. Oh, ragazzi, come noi siamo gente di parole, io ho preso e qua ho fatto venire le creme antirughe, mica scherzo. Quindi, creme antirughe, quando uscite vi prendete una crema antirughe. Mica, noi siamo gente che facciamo per davvero le cose, non per scherzo. Creme antirughe però non sono per gli uomini e le donne di fermare il declino che non ne hanno bisogno, ma per l'Italia. L'Italia ha bisogno di dosi massicce di crema antirughe. Allora, sentiamo Ciro Cafiero. Buongiorno a tutti, anzitutto una premessa. Noi giovani è grato a fermare il declino per averci dato l'opportunità di venire qui e di esprimere, insomma, le nostre riflessioni. Ringrazio anzitutto Riccardo Gallo, il professor Gallo, con il quale me l'ho sentito per l'intervento che inizialmente doveva essere lavoro, welfare e debito pubblico, cioè il tema, insomma, il tavolo di cui io sono coordinatore all'interno della famigerata Noi Giovani. In realtà io ho chiesto una modifica, ecco, dell'intervento che il professor Gallo ha accettato di buon grado
e che ora si articola in diritto al futuro, formazione, merito e occupazione. E questo per una ragione semplice, perché questo intervento mi dà la possibilità di avere uno sguardo più prospettico, uno sguardo rivolto al futuro, rivolto ai giovani, perché io sono d'accordo con il professor Gallo quando dice che questo è un paese che vive di scandali. Ma secondo me lo scandalo più grande è proprio che questo paese non si nutra dell'energia dei giovani, che i giovani oggi sono costretti per il 23% in più ad andare in Germania alla ricerca di lavoro dalle low skill, che oggi i giovani hanno contratto i loro consumi di circa il 10% rispetto, insomma, agli anni passati, che debbano vivere, come ha detto la prima relatrice, la professoressa, molto più spesso con i propri genitori. I dati ISTAT, è vero, sono drammatici. Ieri, e io ho preso degli appunti, mi sono portato qui degli appunti per essere insomma preciso, perché la situazione è davvero drammatica per il giovane. La disoccupazione, dice l'ISTAT, tra i giovani dai 15 ai 24 anni ha raggiunto il 36,5%, ma sempre l'ISTAT ci dice che nel decennio 2000-2010 sono andati all'estero 300.000 giovani di età inferiore ai 40 anni. Solo nel 2009 sono stati circa 80.000. Di questi si stima che il 75% siano giovani laureati. Questa ovviamente è una situazione drammatica. Più drammatica ancora è il fatto che il nostro paese abbia 2 milioni di NEET, cioè dei giovani scoraggiati, dei giovani che ormai hanno perso qualsiasi speranza nel futuro e che piuttosto che darsi da fare e che ricercare un lavoro preferiscono appunto stare a casa senza far nulla, oziare. Quindi energie sprecate per il nostro paese. Noi giovani si propone insomma di dare, ecco, un senso a questa, insomma, di risvegliare le coscienze dei giovani e di riportare i giovani all'interno delle istituzioni, di riportare i giovani all'interno della politica, perché non è vero che tutti i giovani sono presi dai giovanilismi, tutt'altro, insomma, quelli sono eccessi. Quando si parla di giovani si parla anche, insomma, di persone preparate, di professionisti, di persone che, insomma, vengono da retroterre culturali non indifferenti. E per questo nei giovani prende le mosse proprio dall'analisi dei problemi per poi proporre delle soluzioni. Io lo farò con particolare riferimento al merito, all'occupazione e alla formazione, anche perché insegna poi la fisica complessa, un campo in cui non sono esperta, ma dice che se un sistema è bloccato, basta insomma sbloccare un elemento solo affinché poi il sistema si rimetta in moto e si riavvia al circolo virtuoso che riporti il paese sulla via della crescita. Anzitutto io credo che il nostro paese non cresce per 6 ragioni. Una, la prima è perché è malata di una grave crisi occupazionale. Si considera insomma che oltre alla disoccupazione giovanile che ha raggiunto il 36%, abbiamo una disoccupazione generale che va all'11%, ma soprattutto si considera che nel 2011 sono stati circa 18, i contratti a tempo indeterminati sono stati stipulati per una percentuale minima che si aggira intorno al 18,9%. Tutto il resto, insomma, per il resto si è assistito alla stipulazione di contratti di lavoro flessibile, e se la flessibilità era buona all'inizio, poi è diventata precarietà e ha portato i giovani sulla via appunto del declino. La seconda ragione per cui secondo noi giovani il paese non cresce, il paese ristagna. La produttività delle imprese ristagna da circa 20 anni. Si considera che è cresciuta in questi 10 anni di un modestissimo 0,1% e che c'è un divario con la Germania di circa 15 punti. Si considera che la Germania si attesta più o meno a 104 punti di produttività rispetto a un 103,6% della media europea. E su questo io voglio intervenire dandomi insomma dei dati precisi, perché la mancanza di produttività del nostro paese porta a delle conseguenze drammatiche, quali ogni ora di lavoro ha prodotto in Germania 2,4 euro in più rispetto agli anni precedenti contro i solamente 10 centesimi italiani. Oppure dal 2001 al 2011 il costo del lavoro per unità di prodotto, il cosiddetto CLUB, è cresciuto di poco più di 5 punti in Germania e più di 30 in Italia. Ebbene, come dimostrano degli studi economici, uno dei fattori che più incide sulla produttività del nostro sistema è la mancanza, sulla mancanza di produttività del sistema è la mancanza di formazione adeguata per i lavoratori. Terza causa per cui secondo noi il paese non cresce, il paese non premia la meritocrazia. Basti pensare che in questo paese c'è ancora un criterio che è un retaggio degli anni 70, quello dell'anzianità di servizio, cioè le retribuzioni crescono e i cinquantenni in sala non me ne vogliono,
a seconda dell'età e non a seconda del merito di ogni singolo lavoratore. Ciò ovviamente impedisce ad un ventottenne di percepire, seppur meritevole, una retribuzione più elevata di quella che gli accordi collettivi gli riconoscono. E soprattutto si considera che nella pubblica amministrazione in Italia ci sono delle enormi sacche di improduttività. E si considera in questo senso che su 4 milioni di dipendenti che vanta la pubblica amministrazione è costretta addirittura ad attingere della forza lavoro dall'esterno. Sono quest'anno, anzi nel 2011, 250.000 i contratti a termine che la pubblica amministrazione ha dovuto stipulare. Quarta ragione per cui il paese secondo me non cresce. Ci sono dei sindacati che abusano del potere di veto. Dei sindacati che non permettono alle imprese di fare delle buone scelte produttive. Io non voglio parlare del caso Fiat perché poi apriremo un altro capitolo, però insomma più responsabilità ai sindacati dovrebbe essere richiesta, soprattutto in questa fase, e si consideri soprattutto che i sindacati, peraltro, non sono rappresentativi dei lavoratori, non è un mistero che alla CGIL c'è il 50%, più del 50% di iscritti di pensionati. Alla CISL c'è meno del 50% di iscritti dei pensionati, alla UIL c'è il 30% di iscritti di pensionati. Quinta ragione perché il paese non cresce, perché è una giustizia troppo lenta e soprattutto carente sotto il profilo della certezza del diritto. Principio questo che peraltro la recente delega fiscale che ha ricevuto l'ennesimo rinvio, ecco, a Montecitorio, aveva cercato di introdurre in campo fiscale, ma che purtroppo sarà di difficile attuazione, come dimostrano i rinvii alla Commissione Finanze di Montecitorio. L'Italia per queste ragioni risulta insomma un paese in cui investire è assolutamente non conveniente. Secondo una classifica si pone all'84esima posizione, secondo un'altra addirittura si pone alla 139esima posizione dei paesi in cui conviene più investire. Ultima ragione, sesta ragione per cui il paese non cresce, e secondo me che un costo del lavoro eccessivo. Considerate che i contributi sul lavoro e le tasse fanno il 43,3% di una pressione fiscale pari in Italia, come è noto, al 68,8%, contro il 21,8% di una pressione fiscale pari a 46,7% della Germania. Ed inoltre, in questi anni si è cercato di adottare dei correttivi, insomma, come l'agevolazione all'assunzione per i disoccupati, per i percettori di ammortizzatori sociali, piuttosto che i crediti d'imposta per il Sud, piuttosto che le agevolazioni per la conversione dei contratti a termine in quella a tempo indeterminato, ma non si è mai, insomma, proceduto con un intervento incisivo del sistema. E negli studi dimostrano che il cuneo fiscale, per portare davvero dei benefici al paese, dovrebbe essere ridotto di ben 10 punti. Ciò significa che occorrerebbe un investimento pari a circa 27,5 miliardi di euro. Quindi capirete insomma come la recente proposta di destinare alla riduzione del cuneo fiscale 1 miliardo appare insomma quanto mai blanda. Detto questo, chiariti insomma i 6 punti per cui secondo noi il paese non cresce, io mi limiterò, ma a spot, perché insomma il tempo stringe, lo so benissimo, a individuare solo alcune soluzioni, sempre con riferimento alla crisi occupazionale, alla formazione e al merito. Non vado oltre. Infatti richiederebbe molto di più, ma lo so. Quanto alla crisi occupazionale, io credo che il mercato del lavoro in Italia non cresca per una ragione semplice, perché c'è una grossa anomalia nel mercato del lavoro, cioè è un mercato del lavoro costruito a misura di statuto dei lavoratori, nonostante non ci siano più i presupposti che giustificano quelle tutele. Si consideri che nel 1970 l'unico nemico del lavoratore era il datore di lavoro. C'era ecco una dialettica, c'era un antagonismo tra lavoratore e datore di lavoro, e i lavoratori soprattutto erano, come direbbe un giurista romagnolo, nel grosso campanile della grande fabbrica. Oggi, viceversa, il precario è esposto al rischio di lavorare troppo, alla mercé di più datori di lavoro, ma soprattutto in balia di rapporti di lavoro subordinati mascherati da lavoro autonomo. Quindi, nella legittima assenza delle necessarie tutele. Non esiste più quindi la situazione in cui appunto le tutele dello statuto oggi possono essere fatte valere. E del resto lo stesso padre dello statuto, Gino Giugni, a 30 anni dalla sua approvazione, ha detto: valutiamo lo statuto con sguardo critico. Non con sguardo celebrativo, perché
perché non esiste più la situazione in cui il lavoratore nella fabbrica era merce lavoro e quindi era sacrificato sull'altare della divinità produttivistica. Tutt'altro, oggi il lavoratore è precario. In questo senso si è creata quella famosa linea del PIAL, alcuni l'hanno chiamata apartheid, no? Tra insider e outsider, cioè tra i lavoratori con un posto fisso, blindati dalle tutele del rapporto di lavoro subordinato e i precari. I cosiddetti precari, che insomma dalla legge Treu sino alla legge Biagi, sino poi anche alla recente riforma Fornero, che ha introdotto dei validi correttivi sul tema, sono costretti a lavorare con rapporti di lavoro di diverso tipo e essere sacrificati sull'altare, questa volta dei contratti di lavoro, da lavoro a progetto a quello a tempo determinato, fino insomma alle finte partite IVA, nonostante i correttivi dalla riforma Fornero, senza ottenere, insomma, senza raggiungere una stabilità economica, il che impedisce per esempio a un precario di comprare casa. E se il nostro mercato è un mercato che si fonda sostanzialmente, no, sull'immobile, è ovvio che è un mercato che non cresce, perché se non c'è liquidità di moneta, se non c'è appunto la possibilità per i precari di acquistare casa e quindi di fare un mutuo, è ovvio che sarà un mercato in eterno stallo. In questa situazione la nostra proposta, insomma, è semplice, nel senso di dire: introduciamo un contratto di lavoro prevalente, se, insomma, eliminando tante altre tipologie contrattuali e mantenendo in vita magari solamente quelle strettamente necessarie, ad esempio i contratti di lavoro stagionale oppure il termine, un contratto di lavoro a termine, ma che sia un termine legittimamente a posto, perché oggi, insomma, la legge parla di ragioni tecniche, organizzative e produttive, che insomma è una definizione abbastanza generica. Introduciamo quindi un contratto di lavoro prevalente a protezione crescente per il lavoratore e poi insieme manteniamo in vita 3, 4 al massimo tipologie di lavoro, senza insomma condannare il precario a fare un giro, no, di anni di contratti di lavoro parasubordinato che poi non lo portano ad alcun risultato. Quanto al problema occupazionale, un altro, insomma, intervento che si rende necessario è sicuramente quello dell'efficientamento dei centri di collocamento. Cioè, perché oggi perdere lavoro è un dramma? Perché si stima che per ricercare un nuovo lavoro occorrono in Italia circa 30 mesi. Ovviamente un lavoratore con famiglia è condannato ad attendere 30 mesi per la ricerca di un nuovo lavoro, a differenza dei 6-7 mesi che occorrono in Danimarca e più in generale dei paesi del nord, per un motivo semplice, perché lì ci sono dei servizi di collocamento pubblico efficientissimo. E in questo senso consideriamo ancora una volta un dato, che l'Italia investe solamente circa 400 milioni in politiche attive per il riempiego contro i 6 miliardi circa della Francia e i 9 miliardi della Germania, il che significa che siamo assolutamente carenti. Cosa facciamo però? Investiamo soldi in ammortizzatori sociali, anche in deroga, che sono costati allo Stato dal 2009 ad oggi ben 30 miliardi di euro. 30 miliardi di euro per una platea di beneficiari che nel 2009 era superiore a circa 5 milioni. Ora, gli ammortizzatori sociali, secondo me, sono il portato dell'idea del posto fisso, introdotto dallo Statuto dei lavoratori. Perché? Perché in Italia c'è l'idea che perdere il lavoro è un dramma e quindi bisogna, secondo questa logica, mantenere in vita artificialmente dei rapporti di lavoro cessati anni e anni prima per crisi di produttività. Ciò con la conseguenza di un costo di circa 30 miliardi. Quanto al secondo punto, alla formazione, e poi mi avvio alla conclusione, io sì, concludo, guarda, mi avvio, e no, perché poi. Quanto infine, no, quanto alla formazione, io credo, insomma, che bisogna ripartire dall'esempio tedesco. Cioè, la formazione, alcuni studi hanno dimostrato che incide più di tutti gli altri fattori sulla produttività dell'impresa. La produttività dell'impresa dipende dal salario variabile, dalla logistica, dai trasporti, dalla burocrazia, dalla semplificazione legislativa, dalle infrastrutture, dalla tecnologia, dalle tecnologie nuove di comunicazione, ma soprattutto dalla formazione. Ora è stato dimostrato, insomma, che la produttività ristagna, cresce di pochissimo, l'abbiamo detto prima. Quindi,
Secondo me, investire sulla formazione sin da quando, come in Germania, il lavoratore è nell'età adolescenziale, nell'età dell'istruzione dell'obbligo, dai 15 ai 16 anni, per creare un raccordo tra impresa e scuola, sarebbe una soluzione che potrebbe risolvere il problema. O ancora sull'università, agiamo sull'università, anche quella a ciclo triennale. Cioè, diamo agli studenti la possibilità di conseguire una laurea qualificata, non generalista, come troppo spesso, insomma, accade in Italia, una laurea qualificata e soprattutto che ad esito di un corso di studio che tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro. Perché è vero quello che vi ho detto, è vero che c'è una disoccupazione allarmante, è vero, insomma, che i giovani espatriano, ma è pur vero che in Italia ci sono i cosiddetti introvabili, cioè ci sono 65.000 posti di lavoro che le imprese non riescono a reperire e si tratta di esperti informatici, sino agli infermieri, perché l'università 65.000, lo dimostra, ecco, il rapporto recente di Unioncamere, Eccelsior, il progetto Eccelsior, le università non danno la qualificazione giusta e soprattutto, insomma, non rispettano le esigenze del mercato del lavoro. Infine, questa volta concludo davvero, sul merito, solo una postilla, sull'anzianità di servizio, io sarei e in questo senso va la recente intesa sulla produttività, sarei per introdurre, insomma, per rafforzare i poteri della contrattazione collettiva di secondo livello rispetto all'individuazione di un salario variabile, dei cosiddetti premi di produttività. La recente intesa sulla produttività ha abilitato il contratto collettivo, nazionale a stabilire delle quote, degli aumenti retributivi individuati in sede di rinnovo, ad elementi retributivi collegati alla produttività aziendale e quindi di competenza della contrattazione di secondo livello. Per questa via, insomma, per dirla breve, i contratti collettivi potranno premiare a seconda, ovviamente, delle specificità dei contesti produttivi che sono diversi in Italia, potranno premiare i singoli lavoratori, i lavoratori in fabbrica più meritevoli, e quindi chi avrà fatto, per dirla breve, più lavoro straordinario, chi avrà fatto più lavoro notturno, più lavoro supplementare, chi più lavoro domenicale. Quindi io sarei per rafforzare questi poteri della contrattazione collettiva e per quanto riguarda infine il pubblico impiego, sarei insomma per l'eliminazione di quelle grosse sacche di improduttività. In che modo? Nel pubblico impiego c'è un problema semplice: il datore non c'è un datore di lavoro vero, cioè nessuno si sente davvero datore di lavoro, il dirigente non si sente responsabile come un datore di lavoro privato. Quindi in questo senso occorrerebbe ridisegnare la figura del dirigente, conferendogli più responsabilità, ma soprattutto esponendolo anche a rischi maggiori nel caso in cui non provveda ad adottare i necessari provvedimenti nell'ottica della produttività del settore pubblico. Secondo me, si tratta di un exit strategy, proprio che ci consentirebbe di uscire da quello che secondo me Gramsci definirebbe interregno, no? Cioè, una fase in cui le vecchie modalità non hanno più efficacia, ma non ce ne sono delle nuove. Noi giovani qualcuna l'abbiamo individuata, speriamo insomma che possano ricevere riscontro anche in fermare il declino e soprattutto insomma spero che questa situazione si avvii al cambiamento perché il rischio è quello che alla fine non si combatterà più per l'ideale, ma che tutti saranno affamati e quindi combatteranno per soddisfare bisogni egoistici, cioè per quelle che Bauman chiama guerre climatiche. Grazie.